Che effetto le fa essere qui all'Adriatico? Bellissimo, l'ho detto poco fa a un tuo collega, o mi sono invecchiato, o mi sono, però ti confesso mi sono anche commosso nel vedere tanti atteggiamenti di stima. Bene o male sono passati 12 anni, ma ho trovato tante persone che mi hanno salutato, io ho riconosciuto, è stata veramente una cosa molto bella e mi ha veramente fatto tanto tanto piacere. La partita? Credo un punto meritato, noi sapevamo che era difficile perché il Pescara la ritengo una delle prime 3-4 del girone, veniva da un grande risultato, un allenatore molto capace, insomma è veramente una squadra temibile, avevamo anche delle fezioni importanti per la nostra organizzazione di gioco, è stato bravo Benichini, sono stati bravi ragazzi, ci hanno creduto anche sul 2-0 dove francamente credevo che la partita fosse un po' compromessa, e l'hanno rimessa in piedi, credo alla fine insomma un punto sia un risultato giusto. Vediamo se c'è una domanda da studio per il direttore Lucchesi, io metto l'auricolare, anzi il viva voce così vi ascolta, studio. Allora intanto io faccio i complimenti a Lucchesi, salve Fabrizio Massimo Profeta e ti faccio anche i complimenti per l'iniziativa di oggi. Adesso lo possiamo dire, no? Una rimpatriata, un aperitivo prima della partita con i colleghi che hanno raccontato la storia di quel Pescara. Spero abbia fatto piacere anche a loro, è stata veramente una cosa spontanea, bella, sincera, di professionisti hanno lavorato insieme in un momento bello per il Pescara Calcio e ritrovarsi 12 anni dopo così, scherzando su chi era invecchiato, chi era meno invecchiato, e quindi quasi come liceali e si ritrovano, è stato molto bello raccontandoci aneddoti. Io ho passato veramente un'ora e mezza molto piacevole e di questo ringrazio te, ringrazio tutti coloro che erano con me, ma ringrazio soprattutto Pescara perché credimi Massimo, mi ha veramente tributato un grande affetto, l'ho sentito. E ho anche aggiunto, mi sa che mi sono un po' invecchiato perché mi sto commuovendo.